Fuma ancora un italiano su cinque smettere dura, adesso arriva un corso in orario d'ufficio. Vediamo con Milena Pagliaro. All'irresistibile fascino della sigaretta cedono, oltre la ragione, ancora 12 milioni di italiani. Guardati con sospetto, cacciati da ogni luogo chiuso, vietati per legge, resistono, non cedono. E così dissolvono in fumo circa 20 miliardi di euro l'anno. Liberarsi dal vizio, lasciarsi alle spalle tentazione così indomabile, fatua quanto dannosa, è impresa complessa, spesso vera missione impossibile per gli irriducibili delle bionde. Gestualità ammiccante, sigaretta fra le labbra sinuose volute di fumo, dovrebbero essere oggi solo ricordi in bianco e nero di tempi lontani. Ora che i danni sono letteratura quotidiana, scientificamente provata, smettere di fumare è più che una scelta, è una sfida a se stessi che va lanciata. Come? Ai genovesi, anzi per l'esattezza a tutti i dipendenti della regione Liguria, da domani il corso liberatorio arriva a domicilio. 4 mesi, 2 ore a settimana e, dato non trascurabile, in orario d'ufficio. Per i fumatori una chance da cogliere al volo. Quando poi saranno pubblicati i dati sul nervosismo da astinenza, si valuterà se ripetere e diffondere l'esperienza.